Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. In questi giorni ci sentiamo spesso, però gli argomenti non mancano. Venivo qua per registrare, una signora che non conosco si è fermata con la macchina, bontà sua, mi ha annunciato il voto suo, della sua famiglia, eccetera, eccetera. Però mi doveva porre un problema. E guardate che i problemi che pongono le persone normali, i cittadini, sono i più seri e i più sentiti, ovviamente, perché altrimenti non si giustificherebbe perché loro sono così preoccupati, interessati a questi temi. La signora era in macchina davanti al mio studio e mi ha fatto vedere che dentro l'abitacolo della macchina aveva un bel mappazzone di carta straccia che avrebbe voluto buttare, ma della quale non si poteva disfare perché non c'è un modo per farlo rispettando la buona educazione. Non la può buttare per strada, appunto perché è una persona educata. Non ha un altro cassonetto, un altro bidone per strada, per smaltire questo ingombro, e mi diceva: vede sindaco, sono costretta a portarmela a casa, poi metterla nel bidone della carta di casa e smaltirla il giorno in cui è previsto il ritiro della carta. Che è una cosa che si può fare, ma ammetterete che è una cosa scomoda, da un primo punto di vista è scomodo, e poi non tutte le persone hanno un grado di buona educazione così elevato che li convinca a comportarsi nella stessa maniera. Allora, che voglio dire? Voglio dire che la raccolta differenziata, come è organizzata e come è strutturata in città, va rivista. Va rivista radicalmente. Io ho sentito dire anche dai responsabili del settore che no, tutto sommato va tutto bene. No, tutto sommato va tutto male. Non ci siamo proprio. E quindi questo argomento deve tornare sul tavolo del sindaco eletto. Immediatamente dobbiamo capire e valutare. Io vedo che in altre città il sistema di raccolta differenziata è strutturato in maniera molto più razionale, molto più ragionevole, tale da invitare i cittadini a un rigoroso rispetto di questa sistema di raccolta, di questo sistema di raccolta dei rifiuti. Cerignola non merita di meno, quindi devono adeguarsi. Io ve l'ho già detto e lo ripeto perché me lo dicono da tante parti, la Tecra, 20 minuti dopo la proclamazione del nuovo sindaco, deve venire nel mio ufficio e deve sottopormi un programma ragionevole, realizzabile in breve tempo, di riforma della raccolta differenziata in maniera da sopperire sia a questo problema sia a tutte le altre difficoltà che noi stiamo registrando personalmente o con il riferimento di altri cittadini. Mica a Cerignola si dice «Sapotene colche da bitte» sulla immondizia che viene abbandonata lungo le strade di campagna. Che dobbiamo fare?
io non ho visto iniziative da parte di Tecra. E t'ho detto, e vi ho detto, 20 minuti dopo che io sarò proclamato sindaco, Tecra è convocata nel mio ufficio e mi deve dire anche per le strade di campagna che intende fare. Perché dobbiamo capirci, non è che possiamo aspettare che diventano tutti persone civili, divengano tutte persone educate. C'è una percentuale di indisciplinati, di maleducati, di ottusi. Questa percentuale, che è limitata ma provoca gravi danni, va contrastata, va sanzionata. Bisogna anche prevedere sanzioni da una parte e premi dall'altra per chi fa la raccolta differenziata. Sapete che cos'è? Non è che Tecra non sappia come si fa una raccolta differenziata. Ve lo spiego io qual è il problema. Fare una buona raccolta differenziata occorre un investimento notevole in fatto di denaro per comprare le attrezzature, per avere un po' più di personale e tutto il resto. Tecra, approfittando del fatto che Cerignola è senza una testa pensante, senza una guida amministrativa, stanno i tre commissari che mo stanno a Febaleci, che fra poco se ne devono andare, e non gliene frega niente del buon servizio a Cerignola, ebbene, Tecra ne approfitta. Perché deve spendere, faccio per dire, 10 euro in più per dotare tutta la città dei cestini per smaltire quello che i nostri animali fanno per strada? Fatemi capire. Bisogna, questa dotazione va moltiplicata. L'altro giorno, sempre così, un cittadino stava raccogliendo appunto quello che aveva abbandonato il suo cane, e io mi sono complimentato perché molto ben dotato, molto ben organizzato, civicamente educato. E lui mi ha fatto notare, sì, però vede, io questo l'ho raccolto, ma nel raggio di 700-800 metri non c'è un cestino. Non sempre. Io sono nei pressi di casa e quindi non è che possiamo pretendere che i cittadini girino con la cacca del cane dentro la tasca per chissà quanto tempo. Occorre una migliore dotazione. Ci sono dei posti, penso a Viale Terminillo, dove ormai sono mesi che hanno deciso che là si fa la discarica, non la raccolta differenziata, la discarica. Dobbiamo sistemare in qualche modo questa cosa, la dobbiamo reprimere con una multa o prevenire con un sistema che è un sistema di convincimento dei cittadini, siamo d'accordo, ma il modo migliore per convincere le persone è anche stabilire che si possa avere una riduzione, un risparmio, se uno dimostra di fare coscienziosamente la raccolta differenziata. La sto buttando lì perché, vedete, date retta a quelli che dicono io capisco di tutto, non capiscono di niente. Quelli che dichiarano io sono intenditore di tutto sono quelli che non sanno niente. Io di questo, in questo tema non sono ferratissimo, non è che ho fatto gli studi specifici, ragiono come ragiona un comune cittadino. La Tecra dovrebbe avere i direttori tecnici, i direttori responsabili, dovrebbe avere esperienza nel settore. Dice, ma sindaco, e se non lo fanno? Beh, signori, non è trattabile la salute dei cittadini, non è trattabile il benessere della comunità. O si risolve il problema o se ne vanno. Non credo che ci siano molte scelte. Si risolve il problema subito. Ieri si risolve il problema, non fra 30 anni, anche perché la Tecra c'ha un contratto lungo e c'ha
un peso di soldi che prende a Cerignola di 40 milioni di euro negli ipotetici 4 anni. Cari miei, per quella cifra, non dico che voglio un operatore per ogni strada, ma ve la dovete guadagnare quella cifra. Non pensate che perché vi ha portato Postiglione venite qua e ci venite a pigliare per il culo, che voi siete napoletani, abbiamo capito, ma non siamo pure Cerignola. Chiuso l'argomento. Altro tema necessario, importante. Guardate il parco Palieri di fronte alla scuola Aldo Moro, a fianco al comune. È un esempio straordinario. Là c'era soltanto oscurità, immondizia, degrado e grandi lamentele da parte dei cittadini. All'epoca si era creato una specie di campo di bocce che una boccia non l'ha vista mai ed era tutto abbandonato. Quando uno sa amministrare trova il sistema per fare tante cose. Io ebbi il finanziamento per fare la riqualificazione e ristrutturazione della scuola Aldo Moro e ovviamente misi a gara questo finanziamento, a gara regolarissima, tutto perfetto. Voi sapete che nelle gare c'è anche un'offerta di ribasso rispetto al prezzo. Bene, facemmo i conti con l'ufficio tecnico, questo ribasso dava un certo importo, non ve lo dico perché non me lo ricordo sinceramente, ma un importo non indifferente. Allora, andammo alla regione che ci aveva dato questo finanziamento e dicevo: sentite, noi sul finanziamento facciamo tutti i lavori che voi avete richiesto, ma risparmiamo X mila euro. Questi X mila euro noi a voi indietro non ve li vogliamo dare, ce li vogliamo tenere. Per fare che cosa? Perché dopo che abbiamo ristrutturato, riqualificato la scuola Aldo Moro, se l'avanti sta sempre sporcizia, sta sempre oscurità, sta sempre abbandono, abbiamo fatto, a Cerignola si dice, un servizio della Comoro, un servizio a metà. Voi ci dovete lasciare questi soldi perché noi dobbiamo riqualificare anche la zona davanti alla scuola. Mo io ve l'ho detto in due parole, ovviamente la burocrazia richiede istanze, delibere, determina, noi facciamo tutto in regola. Quei soldi, invece di ridarli alla regione, sono rimasti a Cerignola. E noi abbiamo realizzato il parco Palieri. Ho messo le foto su Facebook qualche giorno fa. Aiuole benvenute, erbetta rigogliosa che sembra di stare a Wimbledon, a Londra oppure in Irlanda, una distesa verde, la vasca con la fontana pulitissima, le panchine, l'illuminazione, tutto perfetto. Vi ho raccontato questo per due motivi. Uno, perché l'ho fatta io e quindi prendiamo atto. Due, perché non sta andando così in altri posti. Qual è la differenza fra quel posto e gli altri posti, parchi verdi? La differenza è che a Parco Palieri c'è una persona responsabile che cura l'irrigazione, la pulizia, la sorveglianza e tutto procede bene. Cerignola deve diventare una città verde. E allora, ovunque ci sia uno spazio verde, noi dobbiamo intervenire. Piazza del Cinquecentenario, abbiamo fatto una bella aiuola. Il signore che ho trovato l'altro giorno mi diceva: però se non mettiamo l'irrigazione, qua l'erbetta non crescerà mai. Le piante rischiano di essere seccate dal sole, dalle avversità atmosferiche. Questo significa fare l'apprendista sindaco, e l'apprendista sbaglia e poi pensa e può rimediare. Ed è così a Piazza del Cinquecentenario, ma anche a Baden Powell. Datemi zitti, Baden Powell sapete dov'è, no? Quello
all'angolo della rotatoria, no? Di via Lecce, via Falcone e Borsellino, un po' più avanti. Ho visto in funzione gli irrigatori. Se non è stato ieri, è stato l'altro ieri, sorpreso. Era bruciato tutto. E io pensavo che non ci fossero gli irrigatori. Poi mi sono ricordato, ma là c'era la fontana. Per stare la fontana vuol dire che c'era un collegamento idrico. E purtroppo era stato disattivato. Adesso per fortuna l'ho visto in funzione, ma quello deve stare in funzione sempre. Il piano delle fosse, come l'avevamo fatto noi, e come si è ridotta adesso, bisogna ripensarlo. Fra l'altro là prenderemo un finanziamento a brevissimo, appena torno io, 1,5 milioni per le due parti del piano delle fosse. All'epoca li fecero proprio male. E là dobbiamo, ma devi tenere la sorveglianza, la manutenzione, l'irrigazione. Uno deve girare per Cerignola e si deve riempire gli occhi di verde. Questo per il benessere della comunità e perché Cerignola deve essere una città gradevole. Si devono togliere dalla testa di disprezzare la nostra città, la città mia, vostra, quella dei nostri figli, perché non ce lo meritiamo. È stato lo sport nazionale in questi 2 anni che... Sapete come si dice, no? Il cane mozzica, ustazzurta. Il cane morde quello che è già in difficoltà. E allora tutti quanti si sono divertiti ad accanirsi sulla nostra città, immeritatamente. E io e voi abbiamo già questo patto che abbiamo sottoscritto con la testa. Il patto è: noi ti riportiamo lì e tu rimetti Cerignola nel posto che si merita, garantito al limone. Ucchio vivo, state va bo. Ma il cielo è sempre più bello.